Questa è un'iniziativa che già era in essere ma che abbiamo cercato di potenziare, che si rafforza ora con questo intervento che dovrebbe dare luogo l'anno prossimo a un vero e proprio accreditamento della sede, nel rispetto, questo mi piace dirlo, anche delle complementarità di competenze che abbiamo come sistema universitario formativo regionale. E per noi significa anche investire in risorse umane che poi trovano la loro naturale collocazione clinica o in un territorio o in un altro. Quindi di fatto dal nostro punto di vista questo già esiste. Il nostro maggiore interesse è che quello formativo è di fornire la migliore qualità possibile formativa. Dal punto di vista clinico significa poi sostenere con molta convinzione le realtà che ci sono cercando di potenziarle. Non vediamo nessuna barriera, ma anzi pensiamo che sia una ricchezza del territorio poter contare su un sistema sanitario più esteso che non quello provinciale per arricchirlo anche di professionalità, così penso che dovremmo come territori ragionare. È un corso di laurea che oggi risponde anche a quello che è una necessità nazionale di carenza di personale infermieristico, c'è sempre più bisogno di assistenza infermieristica soprattutto per tutto ciò che può riguardare la cronicità, le patologie degenerative, le invalidità, ma soprattutto anche l'invecchiamento progressivo della popolazione. Questo vuol dire che dobbiamo avere più risorse sul territorio, investire attraverso percorsi formativi ulteriori come il Master in Infermieristica di Famiglia può dare una risposta concreta alle esigenze di questo territorio, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle cure primarie sul territorio. È importante anche per la stessa ASL, per gli operatori, perché rappresenta un volano di innovazione e con la promozione anche di progetti di ricerca. C'è bisogno di infermieri, c'è bisogno anche di infermieri affidando a loro delle competenze anche più importanti di quelle che attualmente stiamo organizzando nel nostro sistema sanitario. Tra l'altro, se noi immaginiamo anche a quella che sarà l'evoluzione della sanità nei prossimi anni, l'evoluzione della cronicità, l'aumento delle popolazioni anziane farà sì che ci sarà sempre più bisogno di un sistema di cure che non è solo quello dell'alta intensità, ma anche di sistemi di cura che sono medio-bassa intensità, dove l'infermiere può essere titolare anche di intere strutture sanitarie. Ecco, dobbiamo pensarla anche per il futuro.